Allora, oggi siamo qui. Allora, già da comincio a parlare, ma che chi sei il Dario Romagna, eh? Tita. Tita Palma Teveretti. Siamo qua sulla strada statale 42, a bordo di questa bella macchina. Che macchina lì? Abbiamo davanti, siamo su una Alfa 33, 1003. 79 cavalli dal buttare. È una sneaker guida. E davanti, che capirò c'è lì. Abbiamo davanti questo Suzuchino che a breve semineremo. Forse subito. E 1003. Che di elenco che mi ricordo di più? Del 31. Okay. Oggi è 31 di maggio del 2015. Stiamo andando, credo, a Ponte di Legno, se mi ricordo bene, a questo raduno al quale sono stato invitato dall'amico Damiano. Raduno di Alfa Sud, Club Italia. Quando io anche l'Alfa 33, però sempre Pomigliano è. Insomma, adesso abbiamo cominciato a realizzare questo filmato come nostro solito. Un po' anche perché dovevamo filmare questo, come dire, questa polvere che abbiamo rifilato al Suzuchino. Niente, allora magari se sento manca più se tardi per andare, insomma, tranche domani, che modo di tranche domani se sento mammo la di Damiano. Va bene. In tutti i modi il tempo sembra abbastanza nuvoloso. Qui c'è il Damiano che si diverte a fare un po' il pilota. D'altra parte, quando il mezzo te lo consente, va anche bene. Sì, spero anche che sia bello il tempo, che altegna. Siamo in questa vallata molto verde, devo dire. Sì. Parecchia vegetazione. Magari vedo una qua Alfa Sud che la vampa di Rancalè a destra un po'. Siamo in Cusine, se più avanti c'è anche il martello possiamo andare a fare il battilastra. Non abbiamo ancora visto neanche un'altra vettura potenziale per il raduno. Ecco, ci mancava anche il semaforo rosso. No, aspetta. Ah, diventa verde, se arriva Nürg diventa verde, hai visto? Arriva Nofa fino alla 33. Che è una 55, no, 146, che sono 3. Ah, un'altra, vero? Allora. Io personalmente mi sento leggermente sottotono per il fatto che, guarda, un porter, il signor Sales, come al solito, sarà contento. Un po' sottotono perché, insomma, abbiamo dovuto, come dire, fare una levataccia. Vai 5 di mattina, alle 5 della mattina svegliarsi, insomma, adesso in vettura. Questo qua è il fiume Oglio. Boom. Spero anche che dente manca per condire insalata. Non anche capì cosa c'entra con la roba qui, ma fa niente. Olio. Se c'entra cos'è il fiume Olio con l'olio da messo in insalata, è stato male, ma fa niente, ma la sanno anche lui, vabbè, fa niente. Ehi, dai, c'è una G di più, ma fa niente, dai. E così, insomma, siamo qua su questa strada che mi ricordo molto bene di aver percorso venendo giù da basso con una bella Panda 4x4. Che la facevo andare non da poco. Un'altra volta ho percorso questa strada nella stessa direzione con davanti una bella 500R rossa. Oh. Sì, sul mio canale di YouTube si vede. E tu eri a bordo di una? Di una punto 1008, ah. Benzina, come gli piace definirla al tuo amico, a chi ce l'ha. Punto 1008 benzina.
abbiamo fatto tutta questa strada dietro questa 500 e il tale a un certo punto ha anche tirato fuori la mano dalla capota, ha fatto segno mi devi pagare, perché evidentemente ha visto che stavo filmando. Sto notando che il supporto qua della cam l'ha fatta ballare un po', effettivamente ci voleva un attacco qua più vicino, vabbè, insomma non lamentiamoci della grazia del Signore. Siamo in salita, ma questa macchina si può permettere da solo anche con la quinta. Vuole la quinta. Un motore generoso, sia agli alti che ai bassi. Che sa capì su un'ostia, da sicuro. Adesso qua siamo in questo paese, guarda qui una casa interamente di legno. Sai, una punta legno. Il cartel di buon viaggio, dal quale mi verrebbe dire, prendendo come esempio un noto personaggio di albanese, fate i cazzetoi! Ti hai visto il cartello senso unico ancora all'antica? No. Questa casa di questo colore, devo dire che è veramente un pugno in un occhio. Quella verde o quella? No, questa qui. No, celeste, massa. Azzurra, carta da sucre. Carta da sucre, giusto. Oh. No, perché levano un'anca celeste. No, infatti. Qua il termometro, che bella Sisley, la Parneva, guardate, con tanto da touch vert. Il termometro dice che ci sono 17 gradi centigradi. Va bene, dai. Chissà sullo Stelvio quanto è. Sa congelerà. Quanto è lo Stelvio di altezza, chissà? Oltre 2000. Ti che veglia. È 2005 metri il Sempione, non è il più alto, quindi. Qua si cominciano a vedere le case con i tetti particolarmente guzzi per via delle nevicate. Adesso si può. Ecco, adesso non si può più. Si poteva ascoltare un po' il boxer con la terza marcia. Sto rimanendo abbastanza impressionato dalla quantità di verde. Sì. Tra l'altro mi sa che ha piovuto parecchio. Sì, si vede anche parecchio umido. Lo si vedrà anche dalle immagini del filmato, immagino. Sta per fare. Ogni tanto vengono fuori tre raggi di un sole pallido. Dei timid, ah lì che quattro la vacchetta. Qua ci sono le vacche che pascolano. Vado a la magna quella là. Di silenzio così sì. Ascoltiamo la musica, la musica del boxer. No, appunto la gira. Quello là gira perché è arrivato, meno male. Uno in meno tra i maroni. Senta chi che musica. Si apri. Su il multichess, sì. Che ma pare che la tecnologia del multijet la Fiat l'ha venduta a qualcuno, no? Sì. Sì. O no, forse è il multijet e il JTD è la stessa cosa, no? No. Ma no, è il JTD forse. Ma il JTD ormai è superato. Ai tempi o quando è stato? Non so, no, non mi ricordo quale dei due.
fatto che mi sta particolarmente colpendo di queste zone, che non sono solo queste le zone, è che ci sono parecchi edifici in stato di abbandono. Insomma, un peccato, perché avranno anche loro una storia, avranno anche loro un passato. Sì. Ci saranno di sicuro vissute all'interno delle persone. Insomma, vedere gli edifici così a me mette sempre una certa tristezza. Perché hai ragione. Addirittura c'è un accenno di foschia. Comunque, vedi, in una settimana ho viaggiato a bordo di due boxer diversi. Ah già, un bel 1192 raffreddato d'aria, che quando è al massimo dei giri questo qui Alfa non è ancora in coppia. Gira basso quello là, 3000 giri si comporta quasi. Stavamo andando con la mia trappola, con la seconda, che eravamo su una salita. E ad un certo punto il mio amico mi dice: però insomma, sta sforzando, stai facendo anche un bel tiratone. Ma guarda che sarà se non neanche a metà dei giri. Allora ci ho dato un celerone, l'ho portato a parecchio su di giri, è rimasto allibito. Fa: ma gira così tanto? Non è mica un Volkswagen, cioè avrà anche due cilindri in meno, però gira. Adesso arriviamo in questo altro bel paesotto. Che ho visto nome che alza Sciama. L'ho visto, ma già non me lo ricordo, perché è un nome un po' tutto suo. Un'altra Sisley come nuova anche questa. Me l'ho fatto in tempo. Classe G però è. No, ma poi classe è brutto, quello era G e basta. Noi teniamo la quarta. Teniamo la quarta con l'acceleratore bello pigiato, in modo che consuma il doppio. Si chiama Temu questa località. Montagna. Sarà una frazione di Temu. Come dire, l'impressione che il sonno mi stia prendendo il sopravvento su di me. Oddio. E cosa devo fare? Oh, va che bel campanile qua con i merletti. L'orologio segna le 8:20. Quali sono colleghi, ma salvo. Colleghi di raduno con una bella sprint rossa. Quella cisternetta lasciata lì in mezzo lì, sì. Non è che sia il due massimo. Cisternette, ma là c'è un trenino, sì. Siamo in giro. Ponte di legno, metri 1258.
che quel filmato che ho con quella 500R, proprio ci siamo fatti tutta questa strada finché a un certo punto ha girato, e poi non so se avesse girato qua o poco più avanti, ma insomma è stato bravo che ci abbiamo suonato, insomma ha risposto e ha salutato. Vedi i ponti di legno, sì sì, fino qua magari rischiamo anche di trovarlo in giro. Ma allora ponti di legno che trovo? Quella statale 300. No, perché ponti di legno è questo, No, però io qua ho impostato proprio l'angolo che diceva là. Al canton. Al canton. Strada statale 300, angolo via Trento. Detto anche lì. Qua si comincia a vedere gli impianti di risalita per tutti coloro che vanno a scivolare. Miglia si andà, miglia che guardi, ma... a scavalingare là vedo una là ne vedo due, allora siamo una 33 rossa, una sud azzurra, siamo sulla buona strada, anzi carta da sucre. Ecco qua aveva girato quello col 500 e quello che dovevo fare anch'io, la veda guarda in giro e te tira dris. Il pilota che un po' notare la neve che c'è sulle cime, il pilota che si distrae facilmente. E vabbè, in effetti qua abbiamo i finestrini chiusi, ma mi sembra di sentire un'aria bella frizzantina, voilà. Dovremmo essere quasi arrivati. Beh, sì. Comune gemellato con Recco, dove fanno la focaccia. Dobbiamo girare.